In questo intento le associazioni del capoluogo si sono riunite all'anfiteatro romano di Frosinone. Secondo la Consulta, l'intera città trarrebbe notevole beneficio da un'area integrata nella quale la villa comunale, come centro propulsivo di produzione culturale, lo spazio verde ed il sito archeologico come beni pubblici da vivere e da rivivere, hanno la possibilità di interagire, rappresentando così una risorsa irrinunciabile. Ma tutto ciò andrebbe perso se si procedesse alla cementificazione del luogo. Improponibile ogni eventuale attentato all'integrità, alla tutela e al completamento di una futura pubblica fruizione di questi beni nel loro complesso. La Consulta auspica nel contempo che su questi obiettivi così determinanti per la qualità della vita del cittadino, l'intervento delle istituzioni sia risoluto, consapevole e deciso nel respingere ogni e qualsiasi tentativo di infiltrazione di interessi privati contrastanti quello pubblico. Oggi i protagonisti della nostra conferenza stampa sono il professor Massimo Sergio, il dottor Raul Parlandi e il dottor Leonardo Catalano. Sono tre persone che allora giovani, insieme a tanti altri giovani e a tante associazioni giovanili, fecero la battaglia per salvare questo sito archeologico, oggi abbandonato alla sporcizia e all'incuria perché l'amministrazione comunale non gli dà alcuna importanza. Questa era un'area archeologica di grande rilievo e quello che rimane sono i resti di un anfiteatro romano, mentre altro fu portato via ogni sera, ogni giorno, con i camion che caricavano senza alcun controllo lo stero e la terra. La terra che veniva sterata e che non si sapeva nemmeno dove veniva portata, né più e nemmeno come è successo con lo stero fatto sul terreno attiguo alla villa comunale. Noi ci batteremo fino in fondo perché i consiglieri comunali di oggi dimostrino di essere all'altezza della situazione e di cancellare questa vergogna, perché questa è una vergogna per l'intera città del capoluogo e per l'intera provincia che va cancellata. Dobbiamo riscattarci. Dobbiamo dimostrare di essere diversi, amare la città e aprire a questa città un futuro migliore. A cementificare dei reperti archeologici significa non aver capito nulla, significa non fare cultura, significa non capire di civiltà. E questo purtroppo è da addurre alla poca attenzione delle autorità comunali e in primis, devo dirlo con mio rammarico, da parte del sindaco Tajani, il quale durante la campagna elettorale in cui è riuscito a vincere parlava di cultura, di Frosinone, città di cultura. Non mi sembra il modo giusto di effettuare cultura in questo senso. Far costruire altre case, ma per chi? Se i cittadini fuggono da Frosinone e preferiscono andarsene nei paesi limitrofi.